In Riviera, sul contrasto al Covid, passa la linea NAS, controlli a movida, assembramenti e locali pubblici, ma anche ordinanze uguali per tutti i comuni della provincia. Ieri l'incontro in videoconferenza del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto, ha allargato l'azienda sanitaria della Romagna. Il prefetto Forlenza ha sposato in toto la richiesta formulata dal sindaco di Rimini, dando atto della necessità di adottare comuni ed omogenee linee di intervento per la prevenzione e il contrasto al diffondersi del Covid-19. Alla luce dell'ultimo DPCM che ha previsto, tra l'altro, anche la possibilità di chiudere temporaneamente, dopo le 21, vie o piazze per arginare gli effetti eccessivi della movida notturna. Tutti gli intervenuti hanno convenuto sull'esigenza di ricondursi all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica come luogo unitario di condivisione di responsabilità per le necessarie analisi e l'assunzione di specifiche determinazioni anche a supporto delle eventuali ordinanze dei sindaci sulla scorta dei dati emergenti dai rapporti dell'azienda sanitaria locale e delle verifiche effettuate dalle forze di polizia, ivi comprese quelle locali. Nel corso della riunione di ieri sono state fissate alcune linee di intervento immediatamente attive, che vanno dai controlli rafforzati per il pieno rispetto della normativa anti-Covid agli accertamenti in tutte quelle circostanze in cui possono verificarsi assembramenti, come ad esempio le aree mercatali, dall'omogeneità dei provvedimenti sul territorio provinciale all'azione calibrata e progressiva nei confronti degli avventori di locali e dei cittadini in genere, anche al fine di scongiurare l'adozione di più gravi provvedimenti in termini di chiusura di luoghi che dovessero rivelarsi particolarmente insidiosi per la diffusione del contagio,